Oggi torniamo a parlare di obbligazioni, analizzando l'ultima emessa da Cassa Depositi e Prestiti, quanto rende 3,87,5%, quando scade 12 luglio 2031. Che cosa ne penso? La compro o no? Come sempre, analizziamolo insieme subito dopo la sigla. Io sono Luca e questo è Fratelli in Finanza. Iniziamo questo video analizzando tutte le caratteristiche dell'obbligazione. Successivamente ci sposteremo su Excel per fare i calcoli con le mani come tanto ci piace fare, ma credetemi, è fondamentale per rendersi conto di cosa stiamo parlando. Ed infine vi dirò che cosa ne penso personalmente, se la inserisco o no all'interno del mio portafoglio. Partiamo a bomba. Obbligazione Cassa Depositi e Prestiti. Cos'è? È una società per azioni di proprietà pubblica. L'azionista di maggioranza, appunto, è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Cassa Depositi e Prestiti torna sul mercato dopo un bond emesso ad aprile, però quello era in dollari. Emette un bond in euro, l'ammontare è 700 milioni di euro. Quali sono state le richieste? Ci sono state offerte pari a 2,8 miliardi di euro, quindi più di 3 volte la richiesta che aveva appunto il MEF, quindi un'obbligazione che è stata molto ben accolta dagli investitori. Chi la può comprare? Tutti? No, purtroppo no, gli investitori istituzionali la potevano comprare in collocamento. Ha come taglio minimo 100.000 euro e i suoi multipli, state attenti, non 101, 102.000, ma 100.000, 200.000, 300.000. Quindi comprarla nel mercato primario era impossibile per noi retail. Nel mercato secondario diventerà possibile, ma a cifre molto molto elevate. Quando scade, come detto, fra 7 anni, 12 luglio 2031, e le cedole sono pari al 3,87,5%. E attenzione, quante volte le paga? Una volta l'anno. Ogni 12 luglio, da 2025 al 2031, ci pagherà la cedola. Ed inoltre non è stata emessa a 100, ma a 99, qualcosina. Quindi il suo rendimento è un po' più di questo 3,87,5%. Lo vedremo nei dettagli sul foglio Excel. Al lordo sarà, ve lo anticipo, vi faccio uno spoiler, pari al 4% annuo, che è una cifra davvero interessante. Non è una cifra che si vede tutti i giorni, ma sapete qual è la cosa più interessante? La cosa più interessante è la tassazione di questa obbligazione. Ve lo dico sempre: ai BTP contro le corpore. Questa è un'obbligazione corpore tassata al 26%. No, errore, state ben attenti. Tutte le corporate, lo sapete, sono tassate al 26%. I BTP e questa obbligazione di Cassa Depositi e Prestiti è tassata al 12,5%, quindi c'è un efficientamento economico. Al netto il suo rendimento si alza, una cosa è il 12,5%, una cosa è il 26%. Sono tanti bei dindini che ci tornano nelle tasche. Quindi attenzione, fondamentale, ricordatevi questo bene. Credo di avervi detto tutto, siamo pronti davvero per passare su Excel. No, 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 aspettate un attimo, iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Non vi costa nulla, ma per me è fondamentale per continuare a portare contenuti di qualità su questo canale. Grazie come sempre in anticipo. Partiamo osservando il nostro foglio Excel, come sempre dal titolo. Obbligazioni, Cassa Depositi e Prestiti 2031, 3,87,5%. Come sappiamo, le caratteristiche principali dell'obbligazione. Andiamo ai flussi di cassa. Come vedete, il foglio Excel è veramente conciso stavolta perché è un'obbligazione molto semplice, un'obbligazione davvero lineare. Il primo flusso di cassa avviene il 12 luglio 2024. Io immagino di averla acquistata ieri in emissione, o meglio, l'ho comprata in collocamento e ieri è iniziato, diciamo, la sua vita, è iniziato a maturare gli interessi. Come sapete, non posso farlo, non sono un investitore istituzionale, ma per semplificare i calcoli è fondamentale. A quando è stata emessa? Lo vediamo qua, 99,244, quindi sotto la pari. Immagino di comprarne 100.000, questo è il taglio minimo, ma facciamo un esempio su 200.000, anzi su 300.000, guardiamo un po' di numeri diversi, cambiamo un po' i numeri. Cosa succede? Il 12 luglio del 2025, come vi dicevo, ci sarà la prima cedola, 11.625 euro lordi, che al netto diventeranno 10.171,88. La stessa identica storia si ripete per gli altri 6 anni a seguire, quindi 2026, 27, 28, 29, 30 e 31. Il 12 luglio del 2031 cosa avviene? Verremo rimborsati del nostro capitale iniziale, quello che abbiamo investito all'inizio. All'inizio abbiamo investito 297 euro rotti, qua ne guadagniamo all'ordo 300.000, una volta pagate le tasse
299.716, quindi abbiamo anche un guadagno in quota capitale. Naturalmente sto assumendo che tutto è stato fatto in collocamento, se noi l'acquistiamo sul mercato secondario magari questo numeretto può leggermente cambiare perché come sapete il prezzo dell'obbligazione continuerà, anzi o meglio inizierà a muoversi sul mercato secondario, può scendere ancora, può salire ancora, dipende dall'andamento dei tassi di interesse, lo sapete, facciamo i calcoli con le mani. Quindi andiamo a guadagnare all'ordo. Andiamo a guadagnare in 7 anni 83.643 euro, che netti diventano 73.000 euro. Ma attenzione, stiamo investendo 300.000 euro. È bene fare i calcoli con i tassi di rendimento, che non ci vanno ad ingannare, è molto più semplice, ci permettono di essere comparabili le une tra le altre obbligazioni. Il rendimento lordo, ve l'avevo già spoilerato, 4% al netto, 3,50% l'anno. Ultima considerazione. Prima di passare a che cosa penso, è l'ISIN. Codice ISIN che trovate qua e che trovate qui sotto in descrizione se volete acquistarla nel mercato secondario. Siamo giunti alla fatidica domanda. Che cosa ne penso? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima fare un confronto. Non possiamo comparare una sola cosa e dire che cosa ne penso. Con cosa lo confrontiamo? Direi con un suo gemellino, perché appunto BTP, Cassa Depositi e Prestiti, sempre da lì vengono i soldi, quindi stiamo parlando dello stesso emittente. Cosa non vi ho detto? Reading, lo stesso dell'Italia, BBB. Quindi per un belino facciamo parte ancora degli investment grade, quindi la classe più alta del rating creditizio. Il suo rendimento, abbiamo detto, è pari al 4% lordo, 3,50 netto. Prendiamo un BTP equiparabile. Ne ho trovato uno con scadenza 15 luglio 2031, quindi una decina di giorni, 3 giorni in più per essere precisi rispetto al nostro, alla nostra obbligazione. Rendimento al netto 3,06% contro il nostro 3,50%, quindi c'è uno spread di circa 44 punti base. Quindi che cosa ne penso? Penso che è un'ottima alternativa al BTP. Perché? Perché il rischio ad essa collegato è esattamente uguale a quello appunto di un BTP, ma rende di più nei 7 anni. Ci sono 44 punti base che io vado ad incassare ogni anno in più rispetto al BTP. Quindi, se la domanda è acquisto un BTP a 7 anni o acquisto questa obbligazione, la mia risposta è acquisto assolutamente questa obbligazione. Quindi la mia risposta è sì, mi piace molto e alternandola ad un BTP è assolutamente un buon investimento. Nel mio caso specifico non l'acquisto perché al momento il mio portafoglio obbligazionario è bello pieno, non voglio ancora andarlo ad appesantire, ma la mia risposta a questa obbligazione, se appunto dovessi inserire nel mio portafoglio una parte ulteriore obbligazionaria, assolutamente sì. È un'obbligazione valida perché? Perché è molto semplice, come vi dicevo nel foglio Excel. Non ha opzione callable, non ha opzione put, il suo rendimento è fisso, stabile, non cambia nel tempo, non ci sono determinate variabili da andare a controllare. È un buon tasso di rendimento, il 3,50%, considerato l'ambiente che ci sta attorno. Quindi assolutamente sì, nel mercato obbligazionario mi sento di dire che questa è una buona obbligazione, una buona possibilità da inserire all'interno del vostro portafoglio. E voi ragazzi, che cosa ne pensate? Fatemi sapere qui sotto, come sempre nei commenti, la vostra opinione. Sarò felice di leggere le vostre idee. Se avete acquistato o meno questa obbligazione, o meglio, se acquisterete o meno la vostra obbligazione, se qualche investitore istituzionale mi vuole scrivere, felice di leggerlo. Ma voi, investitori di idee, pensate di poterla acquistare? Pensate di volerla inserire all'interno del vostro portafoglio? Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima analisi. Ciao ragazzi!